E Radio Radicale, siamo col senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle per parlare con lui sul DDL sulla competitività dei capitali che è collegato alla precedente manovra. Un provvedimento molto importante atteso dalla fine degli anni 90 che modifica anche il TUF. Allora, le volevo chiedere in che misura avete condiviso questo provvedimento? Perché insomma c'è stata oggi, ho visto che ci sono state parecchie astensioni per dare il via libera a questo DDL. Qual è stata la vostra valutazione e in che misura cambia il mercato azionario? Sì, innanzitutto è un provvedimento tanto atteso dalle nostre società quotate e anche dalla politica. Noi abbiamo condiviso gli obiettivi iniziali di questo provvedimento, però non abbiamo assolutamente condiviso i risultati raggiunti da questo provvedimento. Abbiamo lavorato innanzitutto in commissione in maniera costruttiva e si deve dare atto, diciamo, a questa apertura del governo di un provvedimento che peraltro in Consiglio dei Ministri era stato licenziato in maniera molto superficiale e grazie al lavoro fatto in commissione qui al Senato abbiamo potuto migliorare anche con dei nostri emendamenti che sono stati approvati e inseriti nel testo oggi approvato in commissione. Però non condividiamo poi i risultati ottenuti perché il testo innanzitutto presenta una delega al suo interno che di fatto rende inutile forse questo provvedimento, creando anche confusione e anche perplessità sulla portata dei provvedimenti approvati e sulla temporaneità di questi provvedimenti, perché entro 12 mesi il governo si riserva di rifare e di riformare il provvedimento oggi approvato. Quindi Ma lui, quando Freni ha ricordato questa cosa in aula, lo ha detto perché noi ci troviamo oggi di fronte a dei cambiamenti continui e quindi forse mi sembrava che il suo intento era quello di dire che bisognava adeguarsi a questi cambiamenti. eh sì, però il governo e la maggioranza hanno messo gli occhiali rivolti al passato, perché grazie al Movimento 5 Stelle, peraltro, sono stati approvati una serie di emendamenti invece che guardano al futuro, però altri non sono stati approvati. Faccio un esempio, contro lo strapotere del management. Non sono stati approvati una serie di nostri limiti che abbiamo noi posto in aula all'attenzione della maggioranza e del governo. Oggi da una parte noi dobbiamo favorire la presenza della managerialità nella conduzione delle aziende, quindi siamo stati favorevoli, anzi forse i primi favorevoli a, diciamo, a introdurre la norma sulla lista del CDA, cioè la possibilità da parte degli amministratori uscenti di ricandidarsi e presentare una propria lista, però nello stesso tempo noi abbiamo previsto anche delle condizioni, cioè le cosiddette liste fotocopie degli stessi amministratori perpetuate nel tempo no, e quindi una lista degli amministratori limitata a un 50%, favorendo a questo punto i nuovi manager che sappiamo essere anche fautori di grandi innovazioni, di grandi rivoluzioni industriali, sì, e dall'altra parte un limite anche ai mandati degli amministratori, cioè è impensabile avere società quotate con amministratori che svolgono in più società la funzione amministrativa e quindi con diciamo una duplicazione di questi incarichi e dall'altra parte delle nomine che sono a vita all'interno di molte società. Quindi noi dobbiamo favorire il cosiddetto Certo. ricambio manageriale Quindi all'interno delle secondo il nostre vostro società. modo di vedere, per esempio, ecco, non ci sarebbero mai stati i Valletta, i Romiti. Beh, i Romiti forse nella prima fase sono serviti all'Italia per quel rilancio industriale, però poi nello stesso tempo i Romiti nella seconda fase hanno un po' rallentato il processo di innovazione e di rivoluzione all'interno della stessa Fiat. E quindi noi oggi dobbiamo favorire tanti manager giovani che oggi non trovano spazio nelle nostre grandi società. E poi volevo segnalare una norma, anzi due norme importanti che il disegno di legge non ha approvato. Una è la cosiddetta norma che si ispira ad Adriano Olivetti, cioè una norma che vorrebbe ripristinare quel rapporto di equità tra lo stipendio e il salario del top management e l'ultimo dei lavoratori in grado, in modo tale da mantenere questo rapporto nel tempo che oggi vede questo strapotere anche salariale del top manager rispetto all'ultimo operaio. E l'altra norma che volevo segnalare era quella della partecipazione anche
dei lavoratori all'interno anche di quei consigli di È stato amministrazione. respinto questo. È stato respinto, cioè la partecipazione dei lavoratori all'interno del CDA in quelle società a grande rilevanza sociale o strategica per il paese, attenzione, dove i lavoratori noi chiedevamo che potessero essere rappresentati da degli esperti a propria nomina all'interno del CDA. Non è un po' un modello jugoslavo questo? No, no, questo è un modello tedesco che ha grande diffusione in Germania, dove i lavoratori con dei loro esperti del settore, a questo punto con un loro rappresentante, possono a questo punto far valere quelle prospettive lavorative per facilitare sia gli aumenti salariali e poi una visione anche prettamente aziendalistica della loro prospettiva. Poi l'altra cosa importante è l'emendamento legato anche all'introduzione della cultura d'impresa. Perché noi per poter far crescere il paese, far crescere le nostre società quotate, oltre all'educazione finanziaria, dobbiamo insegnare ai nostri giovani a fare impresa, perché nascono prima le imprese e poi nasce lo sviluppo delle imprese all'interno del mercato finanziario. E quindi qui questo emendamento per fortuna è stato recepito già in commissione ed è stato fatto proprio dal governo. Senta, su questo provvedimento collegato alla manovra del 2022 molti hanno pensato anche a una grossa partita che è in corso sulle generali. Allora, questo cambia qualcosa sul futuro delle generali? Beh, noi non siamo entrati e non vorremmo entrare nella... No, no, come visione, non è che lei dice... Assolutamente. Noi, innanzitutto, all'interno di Generali abbiamo ascoltato anche il Presidente Caltagirone, abbiamo ascoltato le sue osservazioni e le sue preoccupazioni. Per questo motivo abbiamo cercato di raggiungere quel punto di equilibrio tra gli interessi del socio di riferimento o di controllo con l'esigenza però della managerialità che il top manager con la propria lista può a questo punto apportare. Quindi abbiamo cercato di trovare un giusto punto di equilibrio tra le esigenze dell'azionista di riferimento, con le tutele delle minoranze, con le esigenze del mercato di avere sempre di più un'informazione trasparente e neutrale e con il top management uscente che può a questo punto predisporre una propria lista per cercare di mettere a disposizione dell'azienda, soprattutto di quelle aziende public company a capitale diffuso, anche la loro professionalità. Quanto ci vorrà per i decreti attuativi secondo lei? Ma questa è l'assurdità, per questo motivo noi non abbiamo votato a favore di questo provvedimento, perché nel momento in cui ci saranno i decreti attuativi, nello stesso tempo c'è il termine della legge delega che arriverà a scadenza e quindi ci attendiamo la riforma della riforma e questo produrrà una serie di confusioni e di incertezze. Bene, la ringrazio come sempre, grazie al senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle. Grazie.